Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica avventura. Oggi proveremo un nuovo altro gioco bellissimo che si chiama addirittura Warlock of Aeternum o una cosa simile. La mia pronuncia dell'inglese è veramente pessima. Ringrazio nuovamente BlueStacks per questa fantastica opportunità che mi dà di provare tutti questi giochi e poterli giocare tramite PC. Anche voi potete farlo semplicemente andando a usare il link che vi lascio qua sotto in descrizione, dove potete scaricare questo gioco e tantissimi altri giochi. Quindi mi raccomando ragazzi, un bel mi piace al video e qua sotto in descrizione cliccate il link, scaricate l'applicazione BlueStacks che potete giocare a questo fantastico gioco sullo schermo grande. Ma non solo, potete giocare a qualunque altro gioco, potete giocare a tutti i giochi per Android su computer tramite mouse e tastiera. Ora io ci sto giocando, il mio computer è addirittura touchscreen, quindi posso addirittura giocare sullo schermo grande usando l'editina. Ma adesso, bando alle ciance, abbiamo gli orchi e bisogna distruggerli. Bisogna distruggere tutti questi maledetti orchi, perché Porto Rugiada resisterà. Guardie, preparatevi. Bisogna andare qua, questo giochino è molto tipo quasi a turni, una cosa così. E ora andiamo ad attaccare un nemico adiacente. Mamma mia, ci ha fatto malissimo, ma noi siamo molto potenti e lo distruggiamo in pochissimo tempo. Ottimo lavoro, gente. Un momento, si avvicina qualcuno. Salute a voi, guardie. Siamo venuti appena abbiamo saputo che Porto Rugiada era sotto attacco. Pelagia e le piccole reali, siete regalmente in ritardo per la festa. Il mio benvenuto. Mamma mia, ed eccoci qua su questo fantastico giochino. Abbassiamo un pochettino l'audio e andiamo avanti. Il tuo esercito è cresciuto, abbiamo anche delle picche reali e possiamo andare avanti con questo fantastico gioco. Mamma mia, è molto carino, l'ho già provato, poi ho resettato per ricominciare da capo. Eccoci qua che siamo... sì, va bene, d'accordo. L'ho già provato, mi è piaciuto, l'ho resettato e ora ci stiamo giocando insieme ed ecco qua che possiamo subitissimo combattere. Il gioco è molto semplice. Qui abbiamo i reggimenti, possiamo selezionare uno, possiamo andare a scegliere contro quale nemico poter combattere. Per esempio questo qui da 20, insomma, vediamo un po' i due cose. Ora lo mettiamo qui e lo posizioniamo un po' qua e un po' là. D'accordo. In automatico verrà selezionato l'altro. D'accordo, che ne abbiamo due, ne scegli uno e l'altro è ovviamente uguale. Ed eccoci qua, seleziona le picche per impartire un ordine. Noi selezioniamo l'omino, possiamo dirgli dove andare e poi di attaccare. E ta, che l'abbiamo distrutti. Molto interessante, abbiamo preso anche dell'esperienza. Perfetto, poi finiamo il turno e vediamo che succede. È il mio turno, chissà se posso fare... Beh, ragazzi, qua è così 19-19, facciamo così, facciamo vinto. E vinciamo e facciamo molto prima, l'altro neanche lo utilizziamo. Vittoria, abbiamo fatto un po' di esperienza, abbiamo fatto un po' di monetozze, siamo potentissimi. Mamma mia, mamma mia. Andiamo anche a vedere qui e vediamo un po' cos'altro ci dice. Ci dice tutto il vario tutorial in cui possiamo aumentare delle cose, mettere bene le truppe, aggiungere i livelli, fare un sacco di cose interessanti. Man mano che andiamo avanti con i livelli si sbloccano tutte le altre cose e possiamo andare avanti. Quindi clicchiamo qua, facciamo di qua e andiamo a vedere un pochettino. Questo è il nostro porto, Porto Rugiada, è l'unico posto sicuro rimasto ad Aeternum. Allontana gli orchi e i mercanti ti offriranno sicuramente il loro aiuto. Lo scopo è distruggere gli orchi nemici. Gli orchi nemici ci vogliono distruggere, quindi eccoci qua, siamo di nuovo prontissimi ad attaccare. Mettiamo uno qua e uno qua. Non serviva che lo selezionavamo un secondo, ma siamo pronti. No, ragazzi, inizia la battaglia, siamo finalmente pronti a combattere. Questo è un cavaliere, i cavalli sono notoriamente, secondo me, deboli alle picche, e infatti ce l'abbiamo fatta subitissimo. Mentre ora, chissà se possiamo fare dell'altro. Sì, possiamo fare dell'altro. Ci avviciniamo qua. Ehi, ma io avevo detto di andare lì. Forse dovevo cliccare due volte, quindi mi sono leggermente sballato. Clicchiamo qua, distruggiamo questo. Vediamo un po' se abbiamo un'altra mossa. Non ci serve perché abbiamo vinto. Vittoria, perché le prime ovviamente sono più facili. Abbiamo preso altre cose interessanti. E andiamo subitissimo avanti con la nostra fantastica avventura. Attenzione, gli orchi sono ancora più vicini. Maledetti loro. Però ho notato che qua ci abbiamo un più, quindi possiamo aumentare anche questo. Primo soccorso base. Aumenta i PF di ogni soldato del reggimento. Queste cose in alto sono tutti i vari addestramenti delle guardie. Quindi man mano che li raccogliamo,
vogliamo, eccetera, potremo andare a migliorare il nostro esercito. Attenzione, i reggimenti che si trovano su un'altura infliggono il 50% di danni in più ai nemici più in basso. Un pochettino come nella vita reale, ovviamente. Quindi noi abbiamo queste due cose, io le metterei uno qui e uno qui. Il terzo non possiamo metterlo, iniziamo la battaglia. E ora andiamo, e sento che è subito il mio turno, vado qui e facciamo subito il danno. Le picche, attenzione, stavolta hanno resistito. Vediamo un po' se riusciamo a distruggere questi. No, non ci sono riusciti. Mamma mia, ci ha fatto malissimo, ci ha fatto, ragazzi. Ci ha fatto veramente malissimo, ma noi adesso distruggeremo tutto il nemico. Mamma mia, vittoria nuovamente. E direi che ora questo pezzo qua ve ne salto un pochettino, nel mentre sono aumentati un po' di livello. Attenzione, abbiamo guadagnato due altre cose. Andiamo subitissimo a vedere, per poi andare un pochettino più avanti e vedere un po' il gioco quando si complica. Ecco qua che abbiamo sbloccato gli esercizi di tiro base. Aumenta i danni inflitti da ogni soldato del reggimento. Mi interessa molto. E aggiunge soldati a uno dei tuoi reggimenti. Mamma mia. Le altre le andremo a fare man manino che troveremo nuove cose. Siamo diventati molto più potenti e molto più interessanti. Quindi ragazzi, ora mi fermerò un attimo e torneremo fra poco, quando magari il gioco si complica un pochettino. Ne approfitto di nuovo per ringraziare BlueStacks per questa fantastica avventura e possibilità. Vi ricordo qua sotto il link per poter scaricare questo gioco per PC e giocarci anche voi comodamente da casa come sto facendo io. Quindi mi raccomando, il link è qua sotto. Ed eccoci, siamo andati leggermente più avanti. Abbiamo raggiunto il confine di Acque di Mezzo. Dovremo mandare degli esploratori a visitare questa nuova provincia. Oh, interessante, siamo andati avanti, andiamo a vedere questa nuova provincia. Sì, spendiamo 10 monetozze ed esploriamo questa cosa interessante. Scopriamo la nuova provincia e mamma mia, siamo pronti ad andare avanti nella nostra avventura. Ma prima dobbiamo aumentare un pochettino qua perché abbiamo trovato questo. E possiamo riscuotere questa fantastica cosa. Set completato, addestramento reclute, guardie, soldati più 4. Ogni volta che sblocchiamo e riempiamo uno di questi set, possiamo aggiungere delle cose interessanti alle nostre guardie. Quindi possiamo combattere 2 versus 2 e vediamo un po' se siamo abbastanza potenti. 26 di qua, 20 di là, iniziamo la battaglia, è il mio turno e andiamo avanti. No, voglio rimanere qua in alto. E andiamo qua, vediamo un po' loro cosa fanno. Vanno su, accidenti, loro hanno il 20%, il 50% in più perché sono sull'altura. Io mi sa che vado qui ad aiutare il mio amico e a sconfiggere questi cavallini. Mamma mia, attenzione, non so se quella cosa lì ce la farà a sconfiggere tutto. Accidenti, mamma mia. Ok, noi abbiamo solo 8 soldatini qua, sono sicuro che riusciremo a sconfiggerlo, non in questo turno, però ce la potremo fare. Sì, mamma mia, che dolore che... Oh, gli facciamo praticamente tipo nulla, comunque. Ma ora, in questo turno, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sconfitto questo esercito qua. Comincia a essere leggermente più complicato, nulla di troppo complicato, però insomma, ce la possiamo fare. Un'altra ricompensa, attacco. Mamma mia, molto molto interessante. Quindi hai trovato il primo oggetto del comandante. Aggiungilo all'assetto del comandante di un reggimento nella schermata esercito. Ecco qua una novità, possiamo andare a mettere sulle picche reali. Ma perché su picche reali? Volevo la guardia di Porto Lugiada. Vabbè, sulle picche reali ci andiamo a mettere il vessillo del comandante. Così siamo più potenti, così l'esercito è più perfetto e tutti saremo più contenti. Andiamo avanti nell'avventura e vediamo questa nuovissima parte di battaglia. Allora, vedo che lì ci sono i cavallini, quindi metto questi qua, iniziamo la battaglia. Allora, c'è un problema, loro sono sopra, ma io mi sposto qua e non salgo, così loro sono costretti a scendere mentre io qua combatto questa grande battaglia. Ecco qui che non sono più in discesa. Accidenti, che stronzetti! Così non posso salire su, però posso salire su con questo e fargli il culo da dietro. Mamma mia, ragazzi, e YouTube per favore non mi mettere in restrizione. Ecco qua che ce l'abbiamo quasi fatta, questo lo facciamo qui, questo lo facciamo qua. Mamma mia, e abbiamo vinto in pochissimi turni perché siamo bravissimi. Siamo riusciti a stare sopra per avere un pochettino di bonus. Abbiamo anche fatto altro
un altro vessillo per i lancieri. Andiamo subitissimo quindi ad inserire il vessillo dei lancieri qua. Ecco perché l'abbiamo messo di là, perché era il vessillo di quell'altro esercito e non di questo. E non vedo l'ora di sbloccare tutti gli altri eserciti interessanti. Andiamo a fare un'altra battaglia? No, ne farò un po' da solo e ci vediamo fra poco. Attenzione, attenzione, abbiamo avuto un nuovo personaggio, i Cavalieri Selvaggi, classe a cavallo. I reggimenti a cavallo possono spingersi più lontano e infliggere più danni. Sono forti contro guardiani e arcieri, deboli contro picche e maghi. Mamma, mamma mia. Quindi abbiamo guadagnato un nuovo esercito, abbiamo guadagnato anche un'altra cosa, il potenziamento dell'esercito. 40 monetozze, sempre un pochettino di più. Ma adesso direi che andiamo subitissimo a provare questi nuovi fantastici oggettini. Bonus reggimento, i guardiani infliggono danno extra alle picche, le picche alla cavalleria e quest'ultima ai guardiani. Come dicevo io, c'è questa cosa qua. Quindi bisogna stare un pochettino attento e vedere chi c'è qua. Questi qua sono dei cosi cattivi, se premiamo la I dovrebbe dirci addirittura che cosa sono. Quindi guardiani orchi con 13 soldati, attacco eccetera eccetera eccetera. Quindi andiamo un pochettino a mettere le cose a posto. Allora, io metterei questo qua e questo qua. Sì, dai. Non credo di aver fatto la cosa... Ah, ho sbagliato, le picche andavano sotto perché c'erano gli eserciti. Vabbè, abbiamo un pochettino sbagliato. C'è una cosa interessante comunque. Intanto mettiti qua. Ah, cavolo, ok, sì, posso attaccare. E quando siamo nelle alture... ovviamente facciamo il 50% di danni in più. Quando invece siamo... ho sbagliato, vedete, ho sbagliato un pochettino. Quando siamo invece dentro le foreste... vedi, loro sono stati più furbi. Quando siamo nelle foreste, invece... noi prendiamo il 50% di danni in meno. Quindi bisogna stare subito attenti. Ecco, qua ci mettiamo qui, per esempio, per poi fare così... per poi spostarsi qui e fare cosa, e per poi spostarsi qui e fare cosa. Non ci abbiamo fatta a distruggere, lui prende il bonus dell'altura perché è più furbo di noi, ma eccoci qua che l'abbiamo sconfitto. Mamma mia, vittoria anche di questa. Quindi bisogna anche stare attenti a come mettere a posto le varie truppe per poter sfruttare tutti i bonus che vengono dati. Aggiunge soldati a uno dei tuoi reggimenti, perfetto, soldatini in più. Mi piacciono i soldatini in più, bisogna sempre stare attenti ad avere più soldati possibili. Andiamo ancora avanti con la nostra avventura, perché questi maledetti orchi dobbiamo sconfiggerli. Abbiamo un sacco di lancieri, quindi metterei tipo i cavallini al centro. E poi questi li mettiamo un po' a caso, perché tanto non cambia molto molto molto. È il mio turno, questi io li metterei qua nella foresta. Questo sempre nella foresta e questo, se riesco, lo metto qua nella foresta. Non posso fare altro, quindi... ok, lui subito ha preso gli attacchi giusti, ma... ah, altura, maledetto! Questi qui sono i nostri amici e li buttiamo distrutti qua. E questi cominciamo a sconfiggere la roba, la gentaglia è morti tutti quanti, mamma mia! I nemici lì sono da soli, ma noi ce la facciamo, forse riusciamo a... no, accidenti, per pochissimo... e tu sconfiggi questo e perfetto, lui ce la può fare, lui ce la può fare. Tu vieni sconfitto da questo, tu cavallino vai qua e sconfiggi lui anche se sei in difficoltà. E credo di non aver potuto, di non poter fare altro se non... oh, meno male, posso farlo. E questo, in questo turno penso che riusciremo a sconfiggerlo. No, per uno, accidenti. Mamma mia, usiamo loro, distruggiamolo completamente. Punti esperienza per tutti quanti, vittoria un'altra volta e possiamo andare avanti con le nostre ricompense. Abbiamo trovato il vessillo del cavaliere, perfetto, così anche i cavallini nostri sono più powerful. Quindi andiamo qua, attacchiamo il vessillo ai cavalieri anche loro e siamo più potenti. Mamma mia che bravi che siamo. La mappa è questa. Attenzione, questo mi sembra cattivo. Questo mi sembra cattivo, questo è l'accampamento cattivo del nemico numero uno, eccolo qua. Senti, senti, puzza di altre vittime per potenze, per potente Grubak. Ti prego, risparmiaci, potente Grubak. Abbiamo fatto tanta strada per vedere la tua brutta faccia e ascoltare le tue idiozie. Io uccidere te e mangiare tuo cavallo. Ed ecco
quello che presumo sia il primo boss della nostra fantastica avventura. Quindi posizioniamo subitissimo i nostri reggimenti. Io direi di mettere i lancieri sopra e questi li mettiamo qua. Perfetto, iniziamo la battaglia, tocca subito a me. Questo lo lascio qua. Questo lo metto... No, aspettate, prima questo lo metto qua, nella foresta. No! Ragazzi, ma siamo dei pirla. Siamo degli enormi pirletti. Vabbè. Ragazzi, ho sbagliato a premere i pulsanti. Questo lo metto qui. Che bisogna premere due volte, bisogna premere, ragazzi. Bisogna premere due volte. Questo lo mettiamo qua e questo va a sconfiggere... Boh, questo qua. Questo attacca lui e questo attacca lui. Lo sconfiggeremo tipo dopo domani. Mamma mia, quanto danno che gli facciamo. Attenzione, attenzione. Questa volta mi sa che siamo un pochettino in difficoltà con le varie cose. Non so se riusciremo effettivamente a sconfiggerlo. Il nostro cavallino sta morendo e mi sa che non riusciamo a sconfiggere il nemico stavolta. Vediamo un po' cosa succede qua. Abbiamo, abbiamo sconfitto, abbiamo perso tipo tutti. Mamma mia. Dobbiamo avvicinarci, ci avviciniamo e sconfiggiamo questo. Ok, vediamo un po' se riusciamo a cavarcela con soltanto questa cosa qua. Non lo so. Vediamo un po' che succede. 14 contro 1 non ce la faremo, secondo me. Ho giocato male questa parte. Vedete come il tipo di gioco cambia tantissimo la modalità di battaglia. Noi abbiamo giocato male, ho sbagliato quel primo turno. Avendo sbagliato quel primo turno è successo che abbiamo perso la nostra avventura. Perché ti sei spostato? Cioè, non serve a niente. Assolutamente. Sconfitta, ragazzi, abbiamo perso, ma io ci riprovo. Mamma mia. Cavalieri grado 2. Ok, però siamo aumentati di livello, perlomeno. Le navi attraccano regolarmente a Porto Rugiada e trasportano strumenti utili alla causa come parti dell'equipaggiamento e potenziamenti. Per fortuna è arrivata appena in tempo una bella nave. Oh, ok. Devo scegliere? Beh, voglio il bottino raro stavolta. Dai, dammi qualcosa di buono. Un volontario, grazie. Ah, posso scegliere entrambe, posso scegliere. Grazie, grazie, grazie mille. Vediamo un po' cosa c'è qua. Addestramento con armi di base, frammenti, quanta roba buona. Quanta roba buona. Il resto è a pagamento, si rifà dopo un po' e andiamo ad aggiungere tutte le varie cose. Possiamo sbloccare i lancieri. Ma ragazzi, abbiamo sbloccato pure i lancieri qua. Gli arcieri, scusate, gli arcieri. E ora sì che riusciamo a sconfiggere quel maledetto. Quindi andiamo anche qua, mettiamo tutti i set che abbiamo preso. Mamma mia, ne abbiamo messi un sacco, ne possiamo mettere. E possiamo complimentarci, abbiamo raggiunto un nuovo livello, signore della guerra. Nuovo grado massimo reggimento, 3. Non so esattamente cosa significhi, ma posso fare ancora qualcosa, posso fare... Posso andare qua e mettere queste cose qui. Ah, perché ognuno... ragazzi, ognuno di questi ha i set diversi, non me ne ero accorto, vedete? E quindi possiamo scegliere di aggiungere a uno oppure all'altro. Ma adesso riproviamo questa avventura perché io voglio assolutamente distruggere questo boss. Dobbiamo mettere fine al terrore di Grubak. Se riusciamo a conquistare una posizione di vantaggio su quelle colline nella foresta... Sì, e poi li attireremo verso di noi. Geniale! Gli alberi su un'altura forniscono un grande vantaggio tattico. Sì, lo so, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io direi che mettiamo qui gli arcieri, li lasciamo là sopra il coso e non ci pensiamo più. Ok, iniziamo la battaglia, è il mio turno, gli arcieri li mettiamo qua. Chissà se può... Sì, possono attaccare in molta distanza, perfetto. Questi li mettiamo qui. Loro lo mettiamo tipo qui. E lui lo mettiamo qua dietro attualmente. Ok. Mamma mia. Sì, dai, vieni qua, vieni qua. Sì, mi hai fatto un sacco di male, maledetto te. Però noi siamo in vantaggio e riusciremo a sconfiggerti. Orchetti morti, già uno è morto. Questo deve morire brutalmente. Questo viene qua a distruggere questa parte qua. E lui attacca gli orchetti da lontano. Mamma mia, ok, stavolta ce l'abbiamo quasi fatta. Abbiamo perso, ok, una truppa l'abbiamo persa. Però riusciamo a fare tutto il resto adesso. Mamma mia, ok, perfetto. Non mi attaccare gli arcieri sono importantissimi. Non me li attaccare, maledetto te. Andiamo verso
l'infinito è oltre, anzi no, voi venite qua. Tu vai qui e sconfiggi lui e tu attacchi qua, perché io non voglio perdere gli arcieri. Ma lui è più furbo e sa che gli arcieri vanno ammazzati. Quindi, quindi il cavallino va qua e tu purtroppo vai giù e attacca tutto lui. Ma stavolta ci abbiamo buone possibilità di vittoria, anzi ottime possibilità di vittoria, e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sconfitto il boss del livello. Mamma mia, un sacco di cose nuove per noi. Guarda un po' che lama pericolosa abbiamo trovato. Ne farò buon uso. Di sicuro Grubak non interesserà. Dobbiamo proseguire verso nord e vedere come se la stanno cavando i maghi ad arco cielo. Una scelta saggia. Forse riusciremo anche a perlustrare i maghi, a persuadere i maghi a unirsi a noi. Abbiamo preso un sacco di cose interessanti per questa fantastica avventura. Quindi direi che adesso mi metto a equipaggiare tutte le cose e per questo... Oh, attenzione, dei contenuti in più. Bene. E quindi direi che per questo video la finiamo qua. Vi ricordo ulteriormente di scaricare questo fantastico gioco tramite PC con BlueStacks qua sotto. Vi lascio il link in descrizione. Quindi mi raccomando, se volete godere di questa fantastica avventura su computer, anche perché occupa abbastanza spazio e su computer di solito ce n'è parecchio, quindi mi raccomando, qua sotto il link in descrizione, scaricatelo, fate un piacere a me, fate un piacere a voi stessi. E mi raccomando di condividere questo fantastico video con tutti i vostri amici. Quindi ringrazio ulteriormente BlueStacks e vi ricordo i miei social, Instagram, Telegram e Facebook, per le migliori e bellissime novità. Seguite anche la mia altra serie di Harry Potter Hogwarts Mystery, la mia serie principale sul canale, esce tutti i giorni alle 13. Ci vediamo alla prossima puntata di questo fantastico giochino, mentre mi metto qui ad aumentare le varie cose. Lui può avere un'arma migliore. Applichiamo l'arma migliore. Ora farà un sacco di danni. Mamma mia. Ok, possiamo aggiungere... Oh, possiamo riscuotere. Che facciamo? Non riscuotiamo? Certo che riscuotiamo. Soldati, più 3. Siamo a 20 soldati. Mamma mia, qui non possiamo aggiungere altro. Siamo potentissimi. Quindi ragazzi, se volete una prossima puntata, basta dirlo, potremo sbloccare anche questo. Ci vediamo alla prossima puntata. Per oggi è tutto. Vi saluto al solito modo. Fatto misfatto. Cosa c'entra un Harry Potter?